E si muove. Non è lo stesso di prima. No, è un po' più grande. Questo mi sembra un po' più grande. Per essere un animaletto che ha una capocchia di spille, no. A testa in giù, mi sa che provoca poco. Quello lì è intrappolato tra... Non riesce a liberarsi da una... Che peccato! Oh, che bello! Vedi che queste sono più piccole. Queste si chiamano... branchiopodi. Ma li chiamano in tanti modi. Pulci d'acqua, fillopodi. Non so qual è il nome attualmente. Sono invisibili all'occhio umano. No, già si vedono. Quando tu vedi l'acqua torbida solo. Dopo te li faccio vedere. Dopo te li faccio vedere nell'acqua del barattolo, occhio. Ma sono tra mai liberi. Adesso li libero, stasera li libero. Oggi, adesso prendo, vado. Il loro lavoro è finito. Stavo camminando sul sentiero del Rio Parca e ho beccato questa strana pietra nera. Spacco concoide e chiaramente un pezzo di ossidiana. Come vi ricorderete dal video Tenebra tra le dita, ne avevo già beccato un altro di pezzo di ossidiana qui al Rio Parca. E evidentemente nel periodo neolitico, età del bronzo, qui avevamo l'ossidiana. Comunque, noi sappiamo che non può essere assolutamente una pietra locale, che è stata portata qui dall'uomo, che ha più di 50 anni, quindi è un reperto archeologico e si lascia qui. Bellissima l'ossidiana, sempre. Siamo arrivati alla Fontana Barca, che come vedete purtroppo è mezzo asciutta. Del resto siamo al 27 giugno. L'anno scolastico si chiude così, con la liberazione delle bestioline che ci hanno accompagnato nelle esperienze di laboratorio. Ora io adesso prendo e gli metto anche un po' di acqua della sorgente, giusto per ringraziarli del lavoro che ci hanno permesso di svolgere in laboratorio. Un saluto a tutti. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste.